prima di scendere giù negli studi davo un'occhiata a quelle che sono le difficoltà che attraversano i municipi. E sono davvero tante, perché venuto meno il sostegno da parte del governo centrale, ogni amministrazione locale deve gestirsi da sola, insomma deve trovare i soldi necessari per garantire i servizi, perché poi i cittadini giudicano la bontà di un lavoro amministrativo misurando la vivibilità di una città. E la vivibilità di una città, i primi punti, i primi posti figurano appunto i servizi. Come si fa senza soldi? Noi chiediamo oggi a Mario Chiuto, che è sindaco di Cosenza. Buonasera. Buonasera. Allora, come si fa senza soldi? Si aumentano le tasse? No. Buonasera, intanto buonasera anche ai telespettatori. No, certamente viviamo tempi molto più difficili rispetto a prima, perché dobbiamo concorrere come amministrazioni, come enti locali, anche al pareggio di bilancio dello Stato. Quindi voglio dire, fra la spending review, il fiscal compact, tutto quello che è stato introdotto dal governo Monti in poi, le amministrazioni, soprattutto sui fondi correnti, vivono tempi difficili. E quindi bisogna in qualche modo, con le poche risorse che ci sono a disposizione, riorganizzare, riefficientare, insomma, reingegnerizzare i servizi in modo tale che siano più rispondenti alle esigenze dei cittadini e che siano... Ma questo se lo fai in una regione, voglio dire, che dal punto di vista economico se la passa, non dico bene, ma insomma, così uno stringendo la cinghia può arrivarci. Ma lo fai in una regione come la Calabria, che ha il reddito pro capite più basso, che ha una situazione, come dire, un sistema economico e produttivo molto fragile, fragilissimo, record di disoccupati, cassi integrati, voglio dire, come si fa? Si riesce? I comuni sono sostanzialmente erogatori di servizi, quindi qui anche quando c'erano le risorse i servizi erano molto scadenti. Pensiamo per esempio al sistema di trasporto pubblico nell'area urbana di Cosenza Rente, dove c'è un cittadino di Rente. A proposito, il primo colpo che ha fatto è quello subito di mettere in circuito la circolare veloce. Sì, voglio dire, l'avevo anche già. Ne avevo già discusso con l'attuale sindaco di Rente. Ha approfittato del momento? No, è stato un argomento anche, diciamo, di discussione che fra l'altro il sindaco Manna ha, come dire, portato anche in campagna elettorale. C'è un sistema di trasporto pubblico, se non è di qualità, se non è efficiente, rispondendo alle esigenze dei cittadini... Ma prima non c'era riuscito però? No, non c'era riuscito perché c'è sempre stata, diciamo, da parte dell'amministrazione di Rente la tentazione di non di non aprirsi all'area urbana concretamente, voglio dire, lo faceva solo per annunci, e di dare quindi di non dare i servizi integrati di cui i cittadini necessitano. Cioè, voglio dire, chiunque si sposta in una città, la prima cosa a cui presta attenzione è se c'è un sistema di trasporto pubblico vicino a casa, se c'è un pullman, se c'è la metropolitana. Qui a Cosenza, voglio dire, se un cittadino si deve spostare da Rente per andare in ospedale, o uno studente deve andare in città per qualunque altro motivo, o viceversa, da Cosenza deve venire qui a Rente, sostanzialmente non c'è un sistema di trasporto pubblico urbano, per cui uno è costretto a prendere l'autovettura, con tutto quello che vuol dire. Oggi intanto c'è un problema anche di tipo economico, perché non tutti possono permettersi l'auto, non tutti possono permettersi di spostarsi in auto, ma poi c'è un problema di inquinamento ambientale, di traffico, di congestione urbana. Quindi se non diamo questi servizi ai cittadini, io credo che le amministrazioni locali... Però con questa operazione ha di fatto vanificato tutto il progetto legato alla metropolitana leggera, perché a questo punto lei non lo vuole questo progetto. Perché non lo vuole? Ma quello intanto è un altro argomento. Voglio dire, la circolare veloce non è altro che la riproposizione del sistema di collegamento veloce, voglio dire, tramite sempre un pullman su ruote, in quel caso è un tram su ferro, che è sostanzialmente equivalente. Cioè si usava una volta il ferro quando non inquinava rispetto al pullman che inquinava, cioè quando il pullman era a benzina e il ferro, diciamo, era elettrico. Oggi ci sono addirittura pullman di ultima generazione che non inquinano elettrici, ci sono pullman come li abbiamo noi a metano. Questo progetto però è già pronto. Quindi questo è già pronto, evita di spendere 160 milioni di euro, che comunque possiamo utilizzare in tanti altri modi. Ma non si possono utilizzare in nessun modo, però sono vincolati. No, innanzitutto non ci sono più quei 160 milioni di euro, anzi non sono solo quelli,
sono quelli anche, sono 320 perché riguardano due quinquenni di programmazione di risorse regionali che, su cui era stata imputata quest'opera che non è stata realizzata. Quindi abbiamo perso quel finanziamento. Quindi, dire, queste, nella prossima programmazione ci sarà un paniere, diciamo, di finanziamenti dal quale attingere per fare una programmazione. Quindi si può fare questa come se ne può fare un'altra, cioè non è che ci sono le risorse, c'è un progetto che non è finanziato, come, così come tanti altri. Quindi mi faccia capire, i 160 milioni di euro non li abbiamo più? No, perché quindi, questi 160 milioni di euro devono essere spesi entro il 2015. E perché si continua ancora a parlare? Ancora non è stato, non lo so, onestamente, poi questo non è una cosa che dipende dal Comune, dipende dal Comune, no, Comune di Cosenza, però si dice che ha la responsabilità di aver bloccato il progetto. No, perché non è entrato per nulla. Se non diciamo con un'ipotesi, con delle idee che, con delle perplessità. Qual è la verità? La verità è qual è? Che ci sono dei progetti, così come tanti altri, di cui si perdono le risorse perché non si riesce ad impegnare queste risorse e a spenderle nei tempi stabiliti dalla Comunità Europea. Per cui quando c'è un progetto, io vorrei che i cittadini capissero fondamentalmente questo principio, perché noi spendiamo pochissime risorse rispetto a quelle che vengono assegnate. Perché le amministrazioni, sia quella regionale che poi quelle comunali, in questo caso quella regionale, perché il progetto dipendeva esclusivamente da quella regionale, non riesce a progettare, a programmare, progettare e appaltare, quindi spendere, rendicontare le somme nel periodo stabilito, diciamo, dalla Comunità Europea, per tutta una serie di procedure e inadempienze pure che ci sono all'interno della macchina burocratica. Quindi quelle risorse poi alla fine si perdono, e vengono poi imputate complessivamente ad una spesa, diciamo, che viene ridotta, perché man mano che passano gli anni, quindi alla fine rimangono progetti che si ripropongono per ogni quinquennio, per ogni programmazione regionale. Ma voglio dire, se io oggi non compro una mela, la compro domani, non vuol dire che sono due mele alla fine, cioè che ho comprato. E sì. Il problema è che è sempre la stessa qui di cui stiamo parlando. Ma, cioè, ma qui c'è la prima pietra, poi dobbiamo aprire i cantieri, poi dobbiamo aprire i posti di lavoro, in una oggi quest'opera, in un territorio non è partita. Voglio dire, 160 milioni, anche se partisse da qui, diciamo, ad un anno, perché ci vogliono le procedure di gara, l'aggiudicazione, ancora non c'è neanche il progetto esecutivo. È impensabile che 160 milioni si possano spendere entro il 2015, se ora siamo già a più della metà del 2014, quindi mi pare che non sia possibile tecnicamente. Quindi, comunque non è questo il problema. Vabbè, questo va dimenticato. Cioè, voglio dire, io dico, noi comunque abbiamo un modo per avere da subito, da domani mattina, un pullman ogni 10 minuti che collega l'università Cosenza, Rende, l'ospedale, cioè un cittadino di Rende che deve andare in ospedale e non ha la possibilità di prendere una macchina, oppure un anziano, può scendere vicino casa, a poche decine di metri, c'è il pullman e va in ospedale. Viceversa, uno di Cosenza che deve venire all'università, deve venire in un centro commerciale a Rende, deve venire a lavorare anche a Rende, nei tanti uffici che ci sono, allo stesso modo ha la possibilità di prendere un pullman e venire qui. I pullman, perché sia un servizio urbano di qualità ed efficiente, devono essere frequenti, cioè non ci può essere un pullman che tu vai e non sai quando passa dopo un'ora e mezza. Devono passare al massimo entro i 10 minuti, 7-8, 10 minuti. Quindi voglio dire, questo servizio noi lo dobbiamo collegare. Oltretutto l'agglomerato urbano di Cosenza, Rente, diciamo, dell'area urbana, partendo dal centro storico, è un agglomerato che va in senso longitudinale, cioè parte dal centro storico, dal Colle Pancrazio, e arriva quindi da Piazza dei Bruzzi, Piazza Mangini, arriva fino all'università, cioè attraverso... Mi faccia capire. Quindi voglio dire, lungo questo asse si può organizzare questa circolare veloce che collega tutti i punti strategici, cioè comune, l'ospedale, il tribunale, metropolis, i centri commerciali, l'università, insomma tutti i punti che sono i più frequentati. Dopodiché con una frequenza di 10 minuti il cittadino dell'area urbana può ricorrere al mezzo di trasporto pubblico. Questo vuol dire che non ricorre all'uso dell'autovettura, che noi dobbiamo disincentivare perché quello produce inquinamento ambientale, perché qui dovrebbero essere gli ambientalisti, i verdi, che produce inquinamento ambientale, produce il traffico. Immaginiamo tutte le autovetture che in ingresso e in uscita dalle due città. Ma questo è stato reso possibile grazie al cambio di colore che c'è stato nelle amministrazioni dell'area urbana. Assolutamente perché Rende
non è un cambio di colore, è un cambio di persone, dico io. Ma non è anche di colore, no, non è un centrodestra lì, centrodestra c'erano dei partiti che sostenevano delle coalizioni, ma poi ho visto che ci sono stati anche dei laboratori civici che hanno sommato, hanno allargato la presenza. Cioè, ma la base di partenza è quella però. C'è una base di partenza in ogni cosa e poi c'è la necessità di allargare anche quella base di partenza e rendere anche cioè, questi una cosentinizzazione di tutta l'area urbana, no? Non è così, io penso che l'area urbana è un'area che fa riferimento alla città capoluogo, che è la città di Cosenza, ognuno con una propria specificità, con una propria identità anche culturale. Ma lei per la città unica, no? Ma eh? Io non lo nascondo, no, io mi sento un sindaco pro tempore, come credo anche, adesso non voglio sostituirmi al sindaco di Rente, Manna, che avrà le sue idee, ma anche lui è un sindaco pro tempore, tutti i sindaci siamo sindaci pro tempore, dobbiamo servire un territorio, quindi dobbiamo dare più servizi ai cittadini, ecco, come il trasporto pubblico, dobbiamo aspirare a rendere le città più sostenibili, più pulite, dobbiamo aspirare a fare anche la raccolta differenziata per il riciclo dei materiali, perché concorriamo quindi alla difesa del nostro pianeta, dobbiamo fare tutta una serie di attività nel sociale, ma non possiamo servirci noi del territorio per avere delle clientele o delle possibilità poi elettorali. Cioè, ecco perché un sindaco è pro tempore, perché ha un periodo dentro cui deve fare questa attività. Dovrebbero esserci due anni, due legislature, e arrivederci, uno poi non più, sì, dico, non più uscire fuori, completamente fuori dal... Ma la legge dice che uno può farlo solo per due consigliature. Sì, il problema qual è? Che voglio dire, quando c'è, per tanti anni, c'è questa... si verifica quello che è successo a Rente, cioè si inverte questo. Il sindaco è una sorta di servitore dei cittadini, nel senso che poi deve, proprio per questa sua precarietà, nel senso, e per questa sua transitorietà, deve fare di tutto per dare i servizi ai cittadini. Senta, un elenco lungo di domande da farle. E lei ha parlato prima di rifiuti, non ne parliamo, voglio dire, per quanto riguarda questo è un settore... Di una complessità. No, ma possiamo anche parlare, anche questo è un altro. No, settore. Dico, ne dobbiamo parlare, questo è uno, dico, non ne parliamo per quello che è la situazione, perché veramente in Calabria i cittadini pagano e non hanno un servizio. Io per la verità, da questo punto di vista, credo che anche su questa cosiddetta buona pratica, tant'è che il Comune di Cosenza, la persona del sindaco, riceverà un premio l'8 o il 9 luglio a Roma, siamo diventati come comune di Ciclone, noi siamo in Calabria, la città capoluogo che ha più raccolta differenziata, non solo in Calabria ma di tutto il sud in poco tempo, adesso stiamo aumentando, cioè la raccolta differenziata come obiettivo il riciclo dei materiali, cioè noi questi materiali, questi rifiuti non li possiamo più portare in discarica, perché le discariche inguinano e non sono neanche... Mi sta dicendo che non vedremo più i cassonetti stracolmi, le buste di plastica sparse sui marciapiedi. Perché noi abbiamo tolto i cassonetti, adesso a fine mese noi toglieremo e faremo proprio il funerale dell'ultimo cassonetto, quindi non ci saranno più i cassonetti di rifiuti differenziati. Quindi la promessa è una città pulita? No, la promessa è di una città che fa la raccolta differenziata, per cui i rifiuti diventano una risorsa e non vanno in discarica ma vanno nel riciclo. Quindi i rifiuti, noi non produciamo rifiuti che poi qualcuno deve smaltire per conto nostro. Noi siamo più attenti perché a casa facciamo questa raccolta differenziata e questi rifiuti differenziati diventano materiali che vengono riciclati o vengono riusati. Ci sono due settori. Quindi noi concorriamo a perché non ci siano le situazioni di inquinamento che si verificano a Napoli e tutto il resto del sud, dove i rifiuti vengono poi smaltiti nelle discariche, inquinano le falde acquifere. Le do una notizia che di poco fa, la regione Calabria ha chiesto alla Campania di ospitare i suoi rifiuti. Quindi pagheremo altri soldini, porteremo i nostri rifiuti in Campania. Questi rifiuti calabresi che viaggiano da una parte all'altra. Perché il problema qual è? In tutti questi anni di commissariamento, dopo aver speso e sperperato 1 miliardo di euro, non siamo riusciti a trovare una soluzione. E i cittadini pagano senza ottenere nessun risultato. Però quando noi diciamo questo ai cittadini, dobbiamo anche spiegare di che cosa si tratta, qual è il merito del problema. Perché altrimenti mi dica qual è il merito del populismo problema. E le solite cose. No, mi dica qual è il problema. Ecco, non faccio come i politici che dobbiamo trovare la soluzione dobbiamo anche dire. Mi dica qual è la soluzione. Allora, la soluzione qual è? Che noi, per esempio, in 2 anni, unica città della Calabria, abbiamo già superato il 50% di raccolta differenziata. Di questi rifiuti che non vanno più nelle discariche, quindi se avessero fatto così, per dire Catanzaro, Reggio Calabria, Vibro, Crotone e tutte le altre città della Calabria, noi oggi anziché avere 2.000 tonnellate di rifiuti ne avremmo 1.000 tonnellate da smaltire, per dire, no?
anziché Cosenza, che prima aveva 100 tonnellate al giorno di rifiuti, adesso ne ha 50. Se noi insistiamo, diciamo, in questo processo e convinciamo i cittadini che la raccolta differenziata non è che serve a rendere la città più pulita, perché per rendere la città più pulita era molto più semplice adottare il sistema di prima. Cioè uno andava, prendeva tutti i rifiuti indifferenziati e poi li andava a buttare in qualche discarica. Noi la raccolta differenziata ha un altro obiettivo, e questo dobbiamo far capire, che se no certe volte si confondono queste cose. La raccolta differenziata ha l'obiettivo di riciclare i materiali e non mandarli in discarica, perché le discariche non ci sono più. E infatti io ho visto già che in Calabria si sta verificando un ennesimo blocco, ho visto tanti altri comuni che sono pieni di rifiuti indifferenziati, buttati vicino ai cassonetti, perché non c'è. E per questo dobbiamo portare in campagna. Quindi qual è l'obiettivo? Ma non è che è un obiettivo che si raggiunge in pochi mesi, si raggiunge lavorando come stiamo lavorando noi a Cosenza, ma lavorando per tutta la regione in questo modo. Nel senso, lavorando e obbligando e convincendo tutti i comuni, anche se spesso anche impopolare, perché poi anche fare la raccolta differenziata, così come fare le corsie preferenziali, i cittadini spesso sono anche abituati. Sono d'accordo con lei, ma la cosa ci sono delle cattive abitudini consolidate, quindi vedere la busta fuori anziché il cassonetto. Intanto il cassonetto è un fatto di civiltà, cioè quando si va in un comune, lo dicevo prima per quanto riguarda il sistema di trasporto pubblico, nel senso che uno va a Londra, va a Milano e sceglie la casa se va a studiare o va a lavorare in funzione anche del posto dove c'è la metropolitana o passa il pullman. Quindi è un sistema, diciamo, civile quello di avere un sistema di trasporto pubblico, perché uno non, è impensabile che prenda la macchina per andare ogni mattina. La stessa cosa vale per la raccolta differenziata. Se si va in una città si vedono i cassonetti di indifferenziata, stracolmi dei rifiuti, quella non è una testimonianza di civiltà del processo di gestione della città. Cioè, se una persona che capisce, diciamo, il processo, ecco perché dobbiamo spiegarlo più volte, va in una città e vede che ci sono i secchielli della differenziata, ci sono i carrellati differenziati, vede che in quella città si fa la raccolta differenziata, che è uno dei sistemi, diciamo, sostenibili. Sono perfettamente d'accordo. Quindi vedere il rifiuto differenziato non è una cosa brutta, anzi è bello, perché vuol dire che in quella città c'è una civiltà nel processo di gestione della. Perfettamente d'accordo con lei. Se si vedono i rifiuti buttati nei cassonetti indifferenziati, ho capito. Insieme al rifiuto organico, io vorrei anche su questo soffermarmi un attimo, per spiegare bene, se no facciamo populismo sempre. Io non voglio fare populismo, assolutamente, io le spiego perché non voglio fare populismo. Un attimo solo, mi scusi. Populismo così. No, una parentesi, mi scusi un attimo. Un assessore regionale che a distanza di periodi, lasso di tempo più o meno breve, fa conferenze stampa e dice: guardate, la situazione in Calabria è drammatica, tra qualche giorno avremo l'emergenza rifiuto. Questo succede puntualmente ogni mese. E adesso arriva a ridosso dell'estate, quando qualcuno dovrebbe scegliere la Calabria per trascorrere un periodo di vacanze, perché il turismo dovrebbe essere, no, il polmone vitale dell'economia. Ma viva Dio, ma non si riesce a risolvere questo problema, perché? Ma perché per risolvere problema? Sono d'accordo con la differenziata. La competenza di affrontare nel merito il quindi problema. Quindi l'assessore non è competente. Fare, diciamo, delle scelte Pugliano anche, non è competente. Anche impopolari, rispetto, Pugliano, diciamo, non ha ai il coraggio anni di farle. Bisogna avere il coraggio. Quindi ho detto, Pugliano non ha il coraggio di farle. La regione Calabria, non solo questa, negli ultimi anni, ma per tutti i decenni che sono passati, infatti direi che qui, più che scegliere e fare un discorso sui candidati, sulle primarie, cioè i calabresi dovrebbero mettersi insieme per avviare una fase costituente della regione, cioè qua mettiamoci da sotto zero, da zero, e rifondiamo, cioè facciamo un discorso proprio di fase costituente in cui alcuni problemi si affrontano alla radice. Allora, i rifiuti vanno affrontati alla radice, ma per affrontarlo alla radice bisogna fare delle scelte impopolari, diciamo, legate anche, c'è un sistema anche di business intorno ai rifiuti, no? Che sostanzialmente è in mano a pochi soggetti gestori, che hanno gestito le discariche, hanno gestito i siti di trasferenza, hanno gestito il sistema di raccolta di tipo tradizionale. È ovvio che, voglio dire, è un sistema consolidato che è diverso dal sistema di raccolta differenziata, è completamente all'opposto, cioè quello è un sistema dove si fa la raccolta, il trasporto e il conferimento in una grande buca che la discarica, un inceneritore finale, e quell'altro invece è un sistema in cui bisogna fare tutto un processo, diciamo, di coinvolgimento della cittadinanza,
di separazione dei rifiuti, di riciclo dei materiali, non ci sono le discariche che sono un valore enorme. Pensi che una discarica, come per quella per esempio che hanno aperto a Celico, vale 30 milioni di euro, oppure quella di San Giovanni in Viola. Cioè, ogni discarica, se adesso la regione ha aumentato da 80, mi pare, a 180 euro a tonnellata. Da 91 a 160, questo è il... Per chi non fa la differenziata oltre il 75%, quindi fortunatamente noi la facciamo, quindi non paghiamo... Devo mandare la pubblicità, scusi un attimo, mandare la pubblicità, giusto per dire, per tornare sul fare del populismo. Se fare del populismo significa schierarsi dalla parte dei cittadini che pagano un servizio che non hanno... Sì, ma queste sono le frasi che diciamo tutti, i politici. Io non sono un politico. E voglio dire, noi dobbiamo dire qual è la soluzione. Sì, sono d'accordo con lei, però se tu vieni chiamato a gestire un settore e dimostri col passare del tempo che non sei in grado di gestirlo, beh, scusi, te ne devi andare a casa. Perché è finita però, la stagione però in cui, dobbiamo, per in contestarlo, cui bisogna... dobbiamo esprimere delle opinioni su quello che diciamo si deve. Io l'ho allora, fatto, io non mi parlo. Abbiamo ricevuto delle email. Ho fatto delle lettere. Abbiamo ricevuto delle email di aziende che stanno chiudendo, che sono costrette a chiudere perché la tassa sui rifiuti è esorbitante. Per un servizio che non c'è, che non esiste. Questo, allora se lei mi dice il problema è. Come risolvere alla radice, quindi attivare tutto il processo della differenziata, sono d'accordo. Non è solo quella, differenziata, quella è il ciclo dei rifiuti, quella è la base, è la partenza. Quella è una soluzione al problema, però fino ad oggi questo problema non è stato risolto. Perché io ma a Cosenza, ecco, io dico, parlo adesso perché dopo 3 anni di attività amministrativa, noi siamo partiti da sotto zero, abbiamo dovuto rifare un contratto che stabiliva un'altra modalità di raccolta, abbiamo fatto la raccolta differenziata col sistema porta a porta, abbiamo lavorato in questo senso anche assumendoci tutte le responsabilità, togliendo i cassonetti stradali, abbiamo fatto delle scelte. Dopo 3 anni siamo l'unica città della Calabria che ha superato il 50%. Mando la pubblicità su questa là. Allora, torniamo in studio, torniamo in diretta, il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, gli argomenti sono tanti, per esempio, dicono, questo sindaco, questa amministrazione ha infatti bloccato la città perché è venuto in mente di rivoluzionare, di aprire cantieri dappertutto, cioè non si potevano aprire uno per volta, chiudevi un cantiere, poi ne aprivi un altro, poi chiudevi un altro, no? No, secondo questa logica. Guardi, io per la verità ho richieste continue da parte dei cittadini di altre aree, zone, anche delle che vogliono aperti i cantieri. Che vogliono che si facciano i marciapiedi, vogliono che si rifacciano le piazze, nelle periferie e anche diciamo nelle frazioni vogliono, ma come mai si pensa solo a Cosenza Centro e non ma si non pensa... è una scelta impopolare quindi, questa, aprire tutti questi cantieri. Ci sono, quindi, chi governa ha sempre qualcuno che si lamenta perché viene toccato diciamo, nel suo interesse personale o anche di gruppo. Chiaramente una città non può stare ferma, chiunque viaggia, se vai in America, se vai in New York, se vai in qualunque città diciamo, del mondo, una città è viva quando si trasforma continuamente, una città vive diciamo, sul suo passato, ma voglio dire, vive anche per le innovazioni che fa continuamente, voglio dire, di cui i cittadini si fanno anche carico, spesso anche appunto sopportando i lavori, sopportando i disagi che i lavori comportano. Quindi noi stiamo trasformando queste città e stiamo facendo in modo anche di utilizzare tutte le risorse strutturali, lo diceva bene prima, i comuni vivono dei momenti di sacrificio gravi perché non hanno più i trasferimenti dello Stato e quindi non hanno più le risorse nel bilancio corrente. A che prezzo deve pagare una città? Però per voglio questo dire, tipo di, noi di stiamo lavoro, utilizzando scusi. Tutte le risorse strutturali, direttore, che ci sono, e che la Comunità Europea mette a disposizione e che spesso non si spendono. Cioè aprire un cantiere e partire dalla progettazione, dalla programmazione alla progettazione, alla cantierizzazione, come abbiamo fatto noi a Piazza Bilotti con tutti i marciapiedi, di solito si impiegano 10, 15 anni, 20 anni, lo hanno fatto anche città importanti, sindaci importanti come sì, ma i lavori si fermano, poi cominciano, poi ricominciano, poi si bloccano. Noi in pochi anni siamo partiti dal progetto, dalla programmazione, dal progetto, al finanziamento, alla cantierizzazione con i mezzi che sono già sul cantiere e con i lavori che sono in corso, ma non solo di Piazza Bilotti, ci sono circa 100 milioni di euro di lavori che non era mai avvenuto in questa città.
Cioè, voglio ricordare che noi abbiamo messo mano a tutto, dalle opere pubbliche, abbiamo fatto ripartire le opere pubbliche che non avevano più finanziamento. Pensiamo al ponte di Calatrava, se ne parla da 20 anni, cioè era stato solo pensato, progettato, anzi noi abbiamo dovuto piegare Calatrava per fare anche una variante, e siamo concretamente partiti e lo stiamo realizzando. Così come tutte le altre opere, sono il centro storico, ricordo che adesso stiamo completando il complesso di San Domenico, con la prima parte già completata, sarà consegnata adesso a giugno. Ma non rischia il settore del commercio di pagare un prezzo carissimo per questa cosa? Ma non credo, cosa. Perché il commercio è in crisi in tutte le città d'Italia, a causa della crisi economica e delle persone che non spendono, e che quindi noi abbiamo semmai consolidato un'idea nella città di Cosenza, che attraverso un'attività di programmazione anche degli eventi, in una città che è stata utilizzata come scenario di cultura, di eventi culturali, di intrattenimento all'aperto, abbiamo il Lungofiume che l'anno scorso ha fatto 400.000 visitatori, abbiamo attività lungo il Corso Mazzini durante il periodo di Natale, abbiamo attività per i saldi dei negozi, cioè, abbiamo sempre supportato. Non depaupera la città. Abbiamo tutto, non depaupera, perché l'80% delle presenze viene dalla provincia e da tutto il resto della Calabria, e queste presenze ormai, voglio dire, che abbiamo avuto, diciamo, in questi anni, hanno consolidato l'idea che per avere una città viva bisogna venire a Cosenza. Tant'è che prima, se noi vediamo sia quello che succedeva, tutti quelli che arrivano, per esempio, praticano il nostro corso pedonale, sono un numero elevatissimo e vengono la maggior parte dalla provincia, perché ormai c'è l'idea che Cosenza è un centro di attività, un centro di interesse, di eventi che si svolgono durante l'anno. Questa è un'altra dei meriti, diciamo, che noi ci prendiamo di aver dato in poco tempo più vita a questa città e averla riportata al centro di un interesse non solo provinciale ma anche regionale. Quindi lei dice: io ho fatto delle scelte, con alcune anche impopolari, perché in quel momento ritenevo opportuno fare così per rilanciare la città. Questo mi pare... No, io dico sempre che le scelte a volte all'inizio, certo, quando uno realizza un'opera, c'è una fase di cantierizzazione di quell'opera, c'è una fase di programmazione, c'è prima una fase di progettazione, e quindi è sempre tutte le innovazioni, ma non è che quelle che è un fatto di oggi, tutte le innovazioni comportano dei rischi, tutte le innovazioni comportano anche degli ostacoli. Ma adesso Piazza Belotta, quando terminerà? Ma guarda, adesso Piazza Belotta, entro settembre, le posso assicurare che saranno completati gli scavi e saranno già in qualche modo armate. E quindi poi anche... ci vorrà quando? No, entro l'anno prossimo Piazza Belotta sarà completata. Quindi i cantieri chiuderà il cantiere di Piazza Belotta. Adesso fra l'altro arretreranno anche la strada, quindi c'è già la percorribilità. Perché sennò il traffico è in tilt. C'è già la percorribilità, zona, adesso abbiamo già aperto una parte e quindi si passa tranquillamente. Anche per il traffico veicolare può attraversarlo, quindi c'è già questa percorribilità, ma adesso arretreremo ancora di più. Nel frattempo i lavori stanno andando avanti, io oggi ho fatto una riunione proprio tecnica operativa e questi lavori saranno completati entro il 2015. Non c'è il rischio di un blocco ulteriore da qui a qualche altro lasso? I rischi ci sono sempre in Italia e non dipendono dal sottoscritto, ma dipendono da tutte le situazioni che si verificano. Noi facciamo in modo che questi rischi siano il più possibile, diciamo, mitigati, nel senso che cerchiamo di prevenire le situazioni di rischio e cerchiamo di risolvere. E gli abitanti di quella zona sono molti capiscono, anzi i residenti secondo me sono molto i negozianti, voglio dire, sono un po'. Anzi, per la verità, tutti quelli che sono sul Corso Fera, adesso io passo, mi stanno ringraziando perché abbiamo creato un marciapiede, un'isola pedonale più percorribile, più accessibile, sono tutti contenti, vanno anche a fare la passeggiata. Adesso completeremo tutti i marciapiedi con il verde, con le panchine, sono arrivate le panchine nuove su tutti i marciapiedi che abbiamo realizzato, l'illuminazione a LED con le lampade di Archilede, di Guzzini, cioè ci saranno tutte le innovazioni anche che sono proprio di una città che si trasforma e diventa più bella, diventa anche più sostenibile per il futuro dei nostri figli. Un altro argomento, i Rom. Cioè, lei davvero pensa di sistemarli all'interno della stazione ferroviaria della città sia la soluzione migliore? Ma i Rom erano già nella stazione ferroviaria, nel senso che tutti lo sanno. Cioè, la stazione ferroviaria è anche un biglietto da visita della città. Nella stazione ferroviaria già c'era la presenza, non solo di Rom, di tantissimi che dormono nei vecchi vagoni del vecchio scalo merci, utilizzano i bagni della stazione, già c'erano, ci sono sempre stati. Questo è un fatto... che fra l'altro io, anche in un comitato d'ordine pubblico, di cui avevo già riscontro, ma ne ho avuto testimonianza diretta. Cioè, quindi
i rom che erano sempre dalla stazione ferroviaria all'altro lato del fiume utilizzavano, già utilizzano e hanno utilizzato negli anni questi spazi sia per i bagni che per dormire la notte. Quindi adesso lì. Noi lo stiamo facendo una cosa diversa, noi stiamo regolamentando un problema che esiste da decenni e cui nessuno ha messo mano, sempre per quello che dicevo io, per questa sorta di populismo, per non mettersi contro nessuno e per galleggiare nella pubblica amministrazione senza far nulla. Cioè lì c'erano questi rom che aumentavano di numero in un'area, in un sito che è a rischio idrogeologico, abbiamo avuto 4 incendi, che vuol dire che se fosse disgraziatamente anche morto qualcuno, c'erano tantissimi bambini. Lei pensi che soltanto quelli che adesso sono alloggiati temporaneamente nella struttura, diciamo, del vecchio ferrotel, lì ci sono 47 bambini che dormono, che erano nelle baracche che sono bruciate. Ma lei è andata a fare un giro di sera alla stazione ferroviaria? Quasi sempre. Quindi le posso dire che anzi ho trovato una signora e anche l'assessore Piazza ne ha trovato un altro visitatore che mi diceva che addirittura si sente più sicuro. Perché prima era una stazione abbandonata dove c'erano tutte queste persone che non erano solo rom, che dormivano nei vagoni, dormivano mi consente di dire che io ho voci diverse però. Adesso abbiamo invece anche la presenza della polizia municipale, tra l'altro lì è previsto anche il comando proprio della polizia municipale che sposterà diciamo, i 120 agenti proprio in quel sito proprio per renderlo più sicuro, quindi lì andranno regolamentati, ci sarà un regolamento, quindi rimarranno lì, rimarranno in un'area che è stata diciamo lì individuata di proprietà del comune che sostituisce a poche decine di metri dal sito attuale, però in quell'area saranno diciamo, un censimento è stato fatto. Sì, si sta facendo un censimento, chi lavora, chi non lavora, resterà, chi diciamo chi può restare perché ha i documenti a posto, il cartonaggio non è tollerato. Chi voglio dire viene in qualche modo sottoscrive anche questo regolamento in cui si vieta appunto di fare l'accattonaggio, c'è l'obbligo della scolarizzazione dei bambini, il divieto ovviamente di prostituzione, di appiccare fuoco all'interno, cioè si regolamentano i pregiudicati. Adesso è il regno di tutti, non solo nella stazione, sul fiume. Adesso, cioè, siccome la politica se ne sta lontano, non affronta il problema per evitare di fare scelte impopolari. E lei ha deciso di affrontarlo? Io ho deciso di affrontarlo, come le altre cose, che sia impopolare o meno. Poi è strano pure che cioè ci sia chi fa queste battaglie contro i rom, è un problema. Nessuna battaglia contro i rom, è una battaglia di civiltà, allora, però bisogna seguire le regole quando si vive in una comunità. Le regole, però le regole ci devono essere, perché altrimenti se c'è una situazione da 20 anni consolidata che noi abbiamo trovato e che io dal primo momento ho cercato di affrontare con le regole ordinarie, quindi anche senza ordinanza, avevo individuato un'area, ho fatto un progetto, ho fatto riferimento ad un finanziamento, e sono sempre stato bloccato e nessuno mai se ne occupa, perché qualunque cosa, cioè si dicono le solite cose sulla stampa, è una tragedia annunciata, e poi se è una tragedia annunciata ci sono stati 4 incendi, alla fine sarà una tragedia che ci sarà prima o poi se uno non ci mette mano. Quindi è inutile che la politica esca ogni giorno sui giornali e dice questi stanno in una condizione disumana, è una tragedia annunciata, se poi non c'è chi risolve il problema. Allora, per risolvere il problema non si può fare uno sgombero senza dare a queste persone la possibilità di essere alloggiate anche in situazioni provvisorie, perché lo sgombero presuppone che se ci sono dei bambini, se ci sono degli anziani, se ci sono le signore, questi devono avere la notte. Ma il primo passaggio è il censimento, bisogna capire il censimento chi viene fatto queste, bisogna farlo nel momento in cui queste persone, ecco, a quel punto si sgombera, c'è il censimento che si sta facendo già, e chi non ha i documenti non può restare, è ovvio, no? Deve essere allontanato, quindi diventa un problema chi non ha, chi è pregiudicato, chi non ha, allora quello riguarda... Che dopo il primo incendio è cresciuto il villaggio, sono nate nuove... Quello è il regno di nessuno, quindi chiunque baracche, può andare lì, fare baracche, allora se non c'è un regolamento... Ma se vai a Berna o vai a Stoccolma e piazzi una tenda in una parte della città, come minimo ti arrestano. Noi l'abbiamo trovato. Cioè, da quando ci siamo noi, voglio dire, abbiamo creato sul territorio un sistema di controllo per cui dovunque le veda hanno messo, diciamo, noi abbiamo non solo quelli, perché non è che sono solo i rom, qui o chiunque la mattina si alzava, metteva un gazebo per la strada a Corso Matteo sui marciapiedi e non faceva passare più neanche i pedoni, o metteva delle tende e andava a dormire.
No, da quando ci siamo noi questo non sta avvenendo, perché noi abbiamo commercianti che lottano contro l'abusivismo, hanno anche minacciato delle manifestazioni, voglio dire, va tutelato anche il commercio contro l'abusivismo. Ma è un abusivismo, quello voglio dire che è di altra natura, e che anche quello c'è in tutte le città, ce lo dobbiamo anche dire, perché voglio dire, non è che qui anche a Firenze, a Roma, ci sono i marocchini che mettono. Allora, questo noi lo stiamo, infatti ci sono stati dei sequestri e ci sono delle robe anche contraffatte, per cui comunque c'è un compito che non è solo della polizia municipale o del comune. Se ci sono, evidentemente c'è chi compra la roba contraffatta, no? Se no. Però voglio dire, ripeto, questo è un'altra delle problematiche che c'è, ma è anche comune, diciamo, alle altre città. Noi dobbiamo ristabilire anche una convivenza. Senta, diciamo, a distanza di 3 anni rifarebbe questa scelta? Ma io guardi, sono soddisfatto, devo dire la verità, di quello che noi stiamo facendo. La rifarei perché comunque ho la consapevolezza, diciamo, di aver contribuito a cambiare le cose nella mia città. In realtà io faccio l'architetto, che è un mestiere politico, nel senso che è un mestiere che è, come dire, tra virgolette, proprio all'obiettivo della trasformazione, diciamo, no? Ecco, sempre studiando. Lei vuole lasciare il segno. In questo momento ho la possibilità, diciamo, di farlo nel modo. Ma mi dica come si ricandida? No, guardi, io il mandato di un sindaco è di 5 anni, io quindi credo che noi in 5 anni riusciremo a chiudere moltissime delle cose che abbiamo fatto. Adesso abbiamo tantissime cose. E quindi poi si ricandida. E quindi poi dopo penso proprio di non ricandidarmi. Quindi secondo me 5 anni sono anche il tempo giusto per poter in qualche modo già incidere in senso positivo in una realtà, e se il legislatore ha stabilito questa durata, poi anche, voglio dire, eventualmente rinnovabile, al massimo, e vuol dire che già una durata sufficiente. Ma l'adesione a Forza Italia presuppone un continuum in politica o no? No, l'adesione a Forza Italia è un'adesione solo convinta, è un fatto così che non riguarda l'aspetto amministrativo. Io fra l'altro ero già un simpatizzante di Forza Italia, ho fatto già un primo club molti anni fa, più di 20 anni fa, quindi è semplicemente l'adesione, diciamo, ad un movimento di cui condivido. Diciamo, e se venisse offerto un altro passaggio? Guardi, io al momento faccio il sindaco di questa città. Quindi non ha nessuna ambizione. E ho, come dire, l'interesse perché questa città cambi questo suo volto e lo migliori. Questa è la mia, diciamo, la missione che ho in qualche modo. Ma lei si sente espressione di quale cultura politica? Ma io mi sento espressione di una cultura politica che fa riferimento ai diritti dei cittadini. Perché è tutto molto strano. Guardi, io non faccio un discorso di destra, di sinistra. Ecco perché ho apprezzato anche il sindaco Manna, perché ha fatto questo laboratorio partendo dai partiti, come dice lei, ma comunque allargato. Cioè io penso che è strano, io vedo che ci sono forze che si richiamano alla sinistra, adesso per me sono così parole vuote, perché ognuno sale sul carro che più gli fa comodo, visto in politica, ma che si richiamano anche a ideali, per esempio sui Rom ci sono quelli della sinistra che anziché fare battaglie, diciamo, per i diritti civili, sono contro i Rom, per dire cosa sono contro. Per quanto riguarda le politiche ambientali, noi stiamo cercando di conquistare spazi pedonali, spazi verdi ai cittadini, stiamo cercando, ecco, di fare la raccolta differenziata, e c'è chi è contro, che proviene dalla sinistra, e chi è contro, che mi fa la battaglia contro queste tematiche, contro il trasporto pubblico, contro tutte queste buone pratiche urbane, contro le isole ecologiche. Cioè, io trovo strano, perché non hanno neanche la consapevolezza di quello che vuol dire all'interno, diciamo, di questi partiti, di queste ideologie, quindi siccome hanno le idee confuse e non hanno la competenza neanche in merito alle questioni, diventa semplicemente un contraddittorio in termini negativi rispetto a quello che uno dice e uno deve dire. Lei dialoga col PD o no? Io dialogo con tutti, ma sempre nel merito delle problematiche e nel merito delle questioni, non è cioè questo mi pare che sia, anzi. Desta più preoccupazione il fermento all'interno della sua coalizione? O no, io mi sono sempre aperto, no? a tutte le classi, a tutti i cittadini. Cioè, veramente si può dire, e questo vorrei che passasse, diciamo, no, come idea quando finirà questa esperienza amministrativa, che la mia è stata un'amministrazione dove chiunque poteva venire, diciamo, no? E non c'erano preclusioni ideologiche o pregiudizi. Non ha favorito le persone vicine a lei, no? No, voglio, ognuno ovviamente poi fa riferimento anche
a quelli che, di cui ha affinità e che conosci. Cioè, è chiaro che se c'è una attività anche di progettazione, uno fa riferimento alle persone che conosce e che di cui si fida, è come quando uno va dal medico, esatto, e sostanzialmente va dal medico di cui si fida quando amministra. Cioè, se devo andare a studiare uno strumento finanziario del bilancio, penso ad una persona che secondo me ha delle competenze, non a una persona che può portare voti, voglio dire, quindi, oppure voglio dire, questo era il metodo, ecco, della prima politica, così come se c'è una questione che riguarda una pratica legale, pensi a chi può difendere meglio il comune. In questi termini, voglio dire, è ovvio che uno fa riferimento anche alle persone che conosce, ma io ho fatto riferimento a tutti, anche, diciamo, rispetto alle politiche culturali, voglio dire, ho chiamato anche quelli che sono schierati contro di me, che potevano dare un contributo, voglio dire, non so perché, allargato, cioè non ho fatto nessun, non ho riguarda qualche... oltre l'appartenenza, oltre le bandiere, oltre, secondo me non ci sono, non so, barriere ideologiche e non si possono classificare le persone in base a quello, voglio dire, che è la loro appartenenza ad un partito, soprattutto quelli che hanno una visione molto più ampia, cioè ci sono persone a cui, che credono in una ideologia e quindi fanno riferimento ad una sindaco, però, accomodante o decisionista. Ma io penso che si può essere uno e l'altro, cioè io sono sempre per il dialogo, per la condivisione più possibile, e poi alla fine però bisogna anche prendere una decisione, cioè non c'è una... Cioè nel bene o nel male la responsabilità, cioè, la discussione non ha come fine la discussione, la discussione ha come fine quello di prendere una decisione. Cioè, c'è un amico che diceva tante misure e poi alla fine un taglio, nel senso che c'è qualcuno che deve assumersi la responsabilità dopo aver sentito tanti, dopo aver fatto, perché ovviamente ti possono sfuggire anche dei punti di vista. In realtà, ripeto, l'architetto è un mestiere politico, lo faceva anche prima, è un mestiere di chi si pone all'ascolto anche del territorio quando fa un progetto di qualunque natura, considera i punti di vista di chi, per esempio, utilizza quell'opera che è stata progettata, ma anche di chi la subisce passivamente, quelli che possono essere le problematiche anche del contesto, di chi poi verrà dopo. Quindi ci sono tanti punti di vista che devono essere presi in considerazione. Alcuni di questi possono sfuggire anche ad un amministratore, ad un sindaco, ecco perché se uno si rende conto che qualcosa non l'ha considerata, è sempre bene, voglio dire, potersi correggere. Se le venisse offerto, per esempio, di governare la Calabria, così? No, io per il momento sono il sindaco di questa città e quindi sono esperto di città, mi sento non esperto di regione, nel senso che la mia... Avrebbe timore di affrontare questa... Ma guardi, quando uno fa le cose pensando di farle bene, non è che ha timore, la mia non si può dire che è stata una vita al disegno della paura, nel senso che non è che mi preoccupa fare, diciamo, avventurarmi in nuove cose o fare delle scelte, però voglio dire, chiaramente io adesso ho un compito, e ho assunto, diciamo, questo onere e questo onore anche di fare il sindaco, di trasformare questa città secondo come la intendo io e intendo portarla avanti. In questi 3 anni non ha avuto mai non c'è stato mai un momento in cui ha detto ma chi me l'ha fatta fare? Ma ci sono sempre momenti di questa natura, perché, come dire, e poi la forza che... invece di andare avanti a dove arriva? Ma voglio dire, ci sono momenti, voglio dire, che sono di depressione, di scoraggiamento, nella vita ce l'abbiamo tutti, anche riguardo a quelle che sono le attività che uno fa privatamente, non è sempre, diciamo, il ruolo pubblico, perché ci sono momenti in cui, insomma, si capisce l'ingratitudine, la cattiveria umana, e ci sono tutta una serie di sentimenti negativi che ti portano, diciamo, a vivere sempre, no? Certe volte dico, ma allora, a pensare di non essere compreso e quindi a voler mollare in certi momenti. Però, voglio dire, quando vedi che le cose realmente si possono fare e che le attività possono portare un segno, diciamo, anche significativo di trasformazione sia della città in meglio che dei processi proprio anche di gestione della città, uno capisce che ha comunque un compito a cui i cittadini lo hanno delegato e deve portarlo avanti. Quindi è anche una cosa molto... molto bella, devo dire che sono stato, tra virgolette, anche spesso soddisfatto. Prima la vicenda delle cooperative, l'ho vissuta quasi da solo, perché poi era semplice in qualche modo allearsi con quelli che erano i caporali di turno, che sfruttavano i cooperatori stessi e poi si alleavano con la politica, no? Tra l'altro anche candidandosi nella lista alcune, affiggendo i manifesti, insomma. C'era un sistema di sfruttamento di queste persone, noi ci siamo alleati con i più deboli, quelli che non avevano né i caporali né la politica, perché avevano delegato loro stessi. E devo dire che poi quando incontro queste persone per la strada, alcuni mi dicono, sindaco, mi hai fatto uscire da un inverno,
anche detto in dialetto, insomma, e allora ti rendi conto che hai fatto, adesso queste persone che vivono finalmente tutte, diciamo, no? Tranne questi che erano proprio quelli che li sfruttavano, vivono una condizione di libertà e quindi sono ritornati a lavorare anche con piacere, non è un sussidio che gli veniva dato dal caporale pur per non lavorare, per stare a casa. È uno, per quanto vuol dire possa essere limitato a poche ore, un compenso che gli viene dato per un'attività lavorativa. Questo le cooperative. Quando vedo queste persone, voglio dire, noi abbiamo fatto moltissimo anche sulla casa. Abbiamo dato queste case che erano già nel centro storico, le abbiamo destinate ad edilizia popolare, prima invece non erano una destinazione, quindi abbiamo potuto fare le sanatorie. Faremo una puntata a parte sul centro storico, perché sì, è interessante capire come avete intenzione di muovervi. No, ma possiamo anche parlarne. Sì. Non abbiamo tempo, che siamo per chiudere. Che si dice in giro che ci possa essere una sorta di rimescolamento della giunta, è così? Ma la giunta è sempre un organo che è assolutamente provvisorio, nel senso che si può trasformare, può cambiare in qualunque momento, dipende ovviamente dalla rappresentanza che anche gli assessori hanno in consiglio, di cui bisogna tener conto, e dalle peculiarità e dal lavoro che pure questi assessori hanno fatto, perché deve essere giudicato al sindaco un lavoro, diciamo, c'è positivo. Questa eventualità? C'è, diciamo, più che un'eventualità, una possibilità, nel senso che dipende sempre da questo dialogo che si fa all'interno, diciamo, dei gruppi e dei partiti, e che deve avere, come giunto, una rappresentatività anche delle forze politiche e del Consiglio. Nell'ordine due o tre cambi, forse, no? No, penso di no, ma voi, ripeto, non vorrei anticipare le cose che non so. No, quindi io, siccome sono abbastanza diretto, sono sempre abbastanza... Che voto si dà in questi... Non lo so, i voti me ne devono dare gli altri. No, ma si sente di aver io operato. Mi sento soddisfatto. Con la coscienza a posto. Questo. Siccome sono dalla mattina alla sera dedicato a quello che sono le problematiche della città, e voglio dire, seppur con poche risorse, abbiamo attivato un sistema anche di utilizzo di risorse europee e di progetti di investimento e di sviluppo che sono enormi, che non è mai avvenuto nella città di Cosenza e che stanno trasformando il territorio. Abbiamo riavviato tutte le opere pubbliche, abbiamo progetti tipo Smart City anche immateriali, diciamo, che di concezione più contemporanea, più innovativa. Abbiamo progetti di recupero, diciamo, delle opere storiche del passato nel centro storico. Abbiamo rivoluzionato i servizi dal ciclo dei rifiuti con la raccolta differenziata e il riciclo, adesso andrà in gara finalmente questo mercato del riciclo, il centro del riciclo, dei materiali fino all'illuminazione pubblica, perché stanno cambiando tutte le lampade. Insomma, cambierà volto, lei dice. La rete idrica, cioè stiamo cambiando tutto. In quanto tempo cambierà? È chiaro che oggi siamo in un cantiere, una città che io adesso la definisco una città cantiere, come tanti anche i detrattori la definiscono, ma una città che sta cambiando, perché deve aprirsi a scenari che sono quelli... Giudichiamo al percorso ultimato. Grazie al sindaco di Cosenza, Mario Chiuto. Buon lavoro. Grazie a lei e grazie e saluto. Ci vediamo domani, arrivederci. Grazie.